Giacomo da Polloni, quindi il futuro per i cittadini di Isernia dovrà essere impregnato di felicità. Ma questo è un, abbiamo ripreso questo tema dal sondaggio negativo con Isernia, che Isernia e Campobasso risultavano tra le città meno felici, anzi forse le più infelici d'Italia, e noi invece vogliamo riaprire una speranza, quindi il nostro futuro dovrebbe essere invece una città felice. Felice vuol dire dove funzionano i servizi, dove i ragazzi possono crescere tranquillamente, dove c'è più sicurezza, dove l'ambiente è rispettato, dove c'è meno cemento e più spazi, dove ci sono parchi per i bambini, dove magari i nostri giovani possono crescere e lavorare. Ecco, tutto questo è felicità e noi speriamo di mettere le basi per poter andare in questa direzione. Mi sembra che lei è un generale, ma ha un esercito di soldati molto validi, delle bellissime professionalità. Beh, lasciamo perdere il generale, che insomma è stata una carriera che io, di cui parlo sempre con grande onore e con grande soddisfazione. Adesso c'è una svolta, la figura che devo rivestire è diversa, che vorrei rivestire è diversa, vediamo i nostri concittadini che cosa ne pensano, e abbiamo un bel gruppo di persone, sinceramente sì, abbiamo un bel gruppo di persone che possono portarci in quella direzione. Ci sono professionisti, ci sono dipendenti pubblici, ci sono lavoratori in genere, anche disoccupati, giovani, sono diversi giovani che possono continuare questo lavoro, prendere il bastone, l'eredità del bastone che noi gli passeremo, e speriamo che possano veramente crescere in questo modo. Al termine del suo quinquennio da sindaco sarà felice se? Sarò felice se quelle premesse che noi adesso auspichiamo saranno, almeno una parte saranno concretizzate. L'importante, io posso promettere però sicuramente onestà, trasparenza, legalità, un'apertura verso tutti. Questo ispira la mia azione amministrativa, che speriamo di poter mettere in atto.